Oggi è un'altra puntata della nostra rubrica dei filati, dove vi parlerò di alcuni filati che possiede e che trovate sul sito Filati Elsa. Credo che questo sarà l'ultimo video, se non il penultimo, in cui parlo prettamente di filati invernali. Poi passeremo a parlare di filati un po' più leggeri, anche se in realtà c'è un filato che è sottile, quindi è perfetto per fare creazioni primaverili, a fine inverno primaverili. Comunque poi andremo a parlare di filati, appunto, come vi ho detto, che sono più facili da utilizzare, un po' più leggeri da utilizzare appunto per la primavera e per l'estate. Se non vi parlerò già addirittura di filati estivi, perché so che molti di voi già stanno iniziando ad acquistare filati estivi e a lavorare quindi per creazioni estive. Per quanto riguarda i filati che vi presenterò oggi, sono quattro, sono di quattro ditte diverse, ossia Mistrico, Filati, Lana Gatto, DMC e Adrian Wool. Partiamo subito con il filato della DMC, che io ho già utilizzato per poter realizzare il pull double e non mi ricordo il nome. No, ma non so perché con quella creazione io il nome non me lo voglio ricordare. Comunque sapete di quale sto parlando. E ho utilizzato il filato confetti. Io l'ho adorato tantissimo. È un filato perfetto sia per l'inverno inoltrato, sia anche per appunto all'inizio della primavera, perché è un filato sottile, quindi si può lavorare con delle motivi più forati, come questa maglia che sto indossando, che ho realizzato col Four Season. Se voi volete farla più leggera, io vi straconsiglio il confetti, appunto perché è un filato un po' più sottile e meno caldo rispetto al Four Season, ed è formato dall'80% di acrilico e 20% lana. Ma vi ricordo che l'acrilico della DMC è un acrilico trattato, quindi non punge ed è morbidissimo. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura, scusatemi, 355 metri. Si lavora con i ferri del 4, ma io vi consiglio per l'uncinetto anche il 4,5-5 se tendete a lavorare stretto. Purtroppo il colore che ho usato io è già terminato, però ci sono diversi colori che vi faccio vedere ancora a disposizione. Questi, io adoro questo, ma adoro anche questo qui con le sfumature del Bordeaux, e spero di poter fare qualche altra creazione con questo filato prima di passare a lavorare con i filati prettamente estivi. Però ho ancora altri filati da dover lavorare. Un altro filato di cui vi voglio parlare è il filato prettamente per bambini, si chiama Solo Baby, eccolo qui, ed è dell'Adrian Wool. È perfetto per poter creare qualsiasi creazione per i bambini ed è 100% lana puro merino baby irrestringibile, quindi potete anche lavarlo e la lavorazione resterà quella. È perfetto anche per i bambini che sono allergici, quindi è un filato veramente perfetto per poter creare tutte le creazioni per bambini. Come sapete, io vi ho detto che presto inizierò a fare tantissime creazioni per bambine, soprattutto perché nascerà una bimba di una mia carissima amica, e quindi le farò tantissimi regalini e la riempirò di cose fatte all'uncinetto e forse qualcosa anche ai ferri, lavorando soprattutto per adesso i filati estivi, perché la bambina nascerà in estate, però poi passeremo a lavorare anche dei filati invernali. So già che con questo filato le farò un vestitino, ma soprattutto una coperta invernale, e userò questi due colori, ossia il lilla e il panna. Un'altra cosa che vi voglio dire: questo filato da lunedì sarà in offerta, quindi per una settimana il filato sarà in offerta. Quindi, se sapete che dovete realizzare qualche cosa invernale per l'anno prossimo, per bambini che nasceranno in inverno, comunque in estate, quindi avranno comunque bisogno di roba ancora invernale per il primo anno di vita, e volete fare delle copertine, un golfino, qualcosa, da lunedì questo filato sul sito lo troverete in offerta. Il terzo filato di cui vi voglio parlare è il filato della Lana Gatto, ed è un filato classico, ossia il Misina, che è 100% lana. Io lo adoro tantissimo. Sul canale non l'ho lavorato, però in realtà privatamente l'ho fatto, perché una mia amica mi ha chiesto di realizzarle un maglioncino che io ho fatto sul sito, che ho fatto su YouTube, ossia il maglioncino Orchidea. Però lei adora la Lana Gatto e quindi mi ha chiesto di farglielo con il filato della Lana Gatto. Quindi in realtà l'ho usato, ma non ho fatto un video, visto che la creazione già c'è sul mio canale. Però questo è il filato, guardate quanto è morbido e bello, questo è un marroncino. Vi dico che ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 100 metri. Io lo lavoro solitamente con il 5, ma alcuni di voi l'hanno lavorato sia col 4,5 che con il 5,5. Sono a disposizione anche altri colori, tra cui vi faccio vedere questi due, che sono anche questi colori classici, ed è perfetto per poter fare maglioncini invernali, delle sciarpe, dei cappelli. È un filato che si adatta
adatta a tutto. Potete anche con questo fare delle copertine per neonati, perché è 100% comunque pura lana. E adesso passiamo a parlare dell'ultimo filato. L'ultimo filato che vi voglio presentare è il filato che sto lavorando e di cui vedete il tutorial questa settimana che viene. Non so ancora se martedì o mercoledì, perché lunedì ho una giornata strapiena, quindi mi sarà impossibile lavorare sulla creazione e cercare di terminarlo. Comunque, se riesco a terminarlo oggi, di poter fare il tutorial, di montare il video. Quindi si parlerà più o meno, penso, verso martedì sera o mercoledì per far uscire la nuova creazione. Il filato di cui vi voglio parlare è il Good Morning. Lo sto adorando tantissimo. Si lavora bene nonostante sia un pochettino peloso e ha delle sfumature eccezionali. Vi dico già che sto realizzando un cardigan un po' diverso dal solito: è corto, è con le maniche molto larghe, è diciamo che più quasi un kimono, però uno di quelli corti, quindi non lunghissimi, ed è forato in modo tale da poterlo utilizzare soprattutto verso la fine dell'inverno e in primavera. Mi piace tantissimo. Io sto usando questo colore. Vi dico che ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 480 metri, quindi ha un metraggio più lungo rispetto al confetti. Ed è formato dal 70% acrilico, 30% lana. Si lavora con l'uncinetto o i ferri del 2,5 fino ad arrivare anche al 5. Io sto lavorando mi sembra, con il 3,5. Non ne sono convinta, non mi ricordo più perché ho fatto diverse prove e avevo provato per il punto che avevo scelto, ho provato diversi uncinetti, quindi adesso non mi ricordo con quale sto andando avanti, però giustamente quando uscirà la lavorazione vi saprò ben dire. Per una taglia S però vi posso già dire, perché comunque sono a buon punto, che mi vanno bene due gomitoli. In realtà sto pensando anche di fare una maglietta sotto da abbinarci, però devo un po' calcolare i tempi e vedere se ce la faccio. Ho tutti i colori a disposizione, tra cui anche questi che li trovo fantastici. Questo era l'altro papabile che volevo utilizzare, ma alla fine ho deciso di andare sullo sfumato viola, perché quest'anno lo sfumato viola non l'ho usato per nulla, quindi ho detto: ah no, bisogna usare lo sfumato del viola. Però non vi preoccupate, questo filato lo utilizzeremo tantissimo anche a inizio autunno dell'anno prossimo. Di quest'anno, non è dell'anno prossimo, lo utilizzeremo tantissimo anche prossimamente, quindi quando ritornerà poi il freddo. Quindi questi sono i filati che vi volevo parlare oggi. Ci vediamo in settimana con delle nuove creazioni, tra cui, come vi ho già detto, ci sarà questo kimono corto e comunque qualche maglia. Presto arriverà anche il vestito e devo farlo presto, mi serve per i primi di marzo, quindi devo darmi una mossa a realizzarlo, e vi dico che lo realizzerò un vestito con l'Alice e un altro vestito invece con un filato della DMC, che però sono indecisa ancora tra due, quindi per adesso non vi dico niente. Detto ciò, vi auguro una buona domenica e noi ci vediamo prossimamente.